Tanti ragazzi mi stanno contattando per preparare una maratona autunnale e mi chiedono quando bisogna iniziare. In effetti, a meno che non abbiate una gara a settembre, come può essere la maratona di Berlino, non ha senso iniziare lo specifico a luglio. Ma bisogna però arrivare al momento della preparazione specifica ad un giusto livello. Come spiego nel mio libro, a pagina 161, dove parlo di periodizzazione degli allenamenti, è importante inserire un periodo di costruzione. È molto importante per rafforzare il nostro corpo, per prevenire gli infortuni e per supportare il carico di lavoro che verrà, che per preparare una maratona sarà almeno di 60-70 km settimanali. Quindi il periodo estivo diventa fondamentale per partire col piede giusto. Il consiglio è quello di usare questo periodo per aumentare la cilindrata del nostro motore, che poi successivamente cercheremo di rendere resistente. Quindi privilegiamo le corse veloci a discapito della lunghezza, quindi andremo a inserire interval training, ripetute, Faltrek e quindi allenamenti ad alta intensità. Possiamo sfruttare anche le tantissime gare brevi, magari in serata, che ci sono nel periodo estivo. Fondamentale è il rafforzamento del nostro corpo, come sostengo io sempre. Io la chiamo la chiave di volta, il core, che è questa cintura del nostro corpo che è fondamentale per la stabilizzazione e per il mantenimento della postura. Quindi esercizi funzionali e corpo libero almeno due volte a settimana. In più, rafforzamento muscolare con dei carichi esterni, dei pesi, ci può essere molto utile per preparare il nostro corpo. Quindi per rendere più forti le nostre gambe possiamo fare esercizi in palestra, ma anche esercizi di ripetute in salita. Io sfrutterei questo periodo anche per la tecnica di corsa, per migliorarsi. Quindi una volta a settimana è bene fare esercizi per migliorarci e quindi avere una corsa più efficiente.